Cerchiamo di salvare posti di lavoro anche attraverso la cassa integrazione. Pasquale Capozzoli, amministratore dell'Ergon, respinge le accuse del sindacato azzurro. Il sindacato aveva accusato l'Ergon di aver ingannato l'INPS con una cassa integrazione non regolare. Capozzoli contrattacca e promette azioni legali. Inoltre fa anche un resoconto della situazione dell'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti per il Vallo di Diano e non solo. Ascoltiamolo. La FILAS, la CGL, l'UGL, l'Ergon e la Regione Campania, settore Ormel, abbiano fatto tutta questa associazione a delinquere per truffare l'INPS. Ci sembra strano. Abbiamo dato mandato ai legali dell'azienda di tutelare la nostra immagine come azienda e come persone presso le sedi che teniamo opportune. E abbiamo fatto una richiesta di cassa integrazione in deroga, presso la norma è stata approvata, abbiamo firmato a inizio ottobre la richiesta del decreto e siamo in attesa dell'erogazione. Quando sono subentrato insieme al presidente Sian, il commissario liquidatore, abbiamo trovato una situazione tragica. E perdite per l'azienda di 1.000.000 e 2.000.000 e 3, situazione debitoria verso gli istituti di credito di 1.000.000 e 2, dipendenti circa 1.000.000, imprese 1.000.000 e 6. Nel giro di 10 mesi abbiamo ridotto l'esposizione con i dipendenti dal 50% circa, abbiamo ridotto di 500.000 euro l'indebitamento della banca, abbiamo fatto la rateizzazione con gli istituti previdenziali e quindi abbiamo tutto il DURC in ordine. Abbiamo ridotto le perdite di circa 700.000 euro, non so che potremmo fare più. Ci sono alcuni comuni che sono ostinati a non voler pagare per piccole beghe che si inventano, Sala Consilina e tanti altri.